Facciamo l'insalata campagnola della nonna a costo zero. Mi reco in campagna e raccolgo una pianta di tarassaco, acetosella, rucola selvatica. Aglio orsino, ovvero aglio selvatico, di cui mi serviranno sia foglie che fiori. Finocchietto selvatico. E fiori di borragine. Adesso vado a preparare la mia insalata. Per prima cosa taglio le radici dalla pianta di acetosella e le lascio ammorbidire in acqua per almeno 2 ore. Spezzetto il resto della verdura a misura desiderata. Separando i fiori. Lavo, risciacquo e scolo più volte la verdura, poi la lascio sgocciolare. La stessa cosa con i fiori di borragine e aglio orsino. Appena completamente sgocciolata, metto la verdura in insalatiera ed aggiungo i fiori di borragine e di aglio selvatico. Conferiranno all'insalata un sapore deciso con retrogusto di cetriolo. Alla fine spezzetto in parti piccolissime le radici di acetosella. Attenzione, per 2 persone massimo 3 radici di acetosella. Ed andiamo a condire a piacimento. A me piace semplice, condito con aceto di vino, olio di oliva, e un pizzico di sale. Voi però potete usare anche delle salsine, salsine fatte in casa. Ed ecco la mia insalata campagnola, ricca di vitamine, una vera ricarica energetica ed a costo zero. Fate voi stessi la prova, la ricetta della nonna vi lascerà stupiti. Ciao!